Amici del basket, buonasera e più cordiali saluti vi giungono in diretta dal Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo per trasmettervi questo 22esimo turno di campionato di Serie C Silver. Quando ne mancano 4 al termine, i due arbitri schierati in campo, trattasi di Costa Raffaela di Livorno coadiuvata da Rinaldi Tommaso. Le due formazioni Audace Pescia Pistoia che lotta invischiata nei bassi fondi della classifica generale, 12 punti contro 26 aretini, diametralmente opposte le motivazioni delle due formazioni. Arezzo per cercare di centrare la griglia migliore per i playoff, cercare i playout senza scendere direttamente di categoria, la formazione pistoiese. Ma vediamo il quintetto di base schierato da due coach: Fabio Braccini per la formazione Audace Pescia, al numero 15 Bernardi capitano, 20 Grandi, 33 Passaglia, 55 Buzzo, 66 Meacci. La formazione di casa schiera Kirlis numero 9, Cutini numero 8, Castelli capitano in pectore numero 34, 40 Giommetti, 55 Provenzal. La formazione di Omar Serravalli coadiuvato da Mirko Pasquinucci e da Stefano Liberto. Simeone Marraccini è il fisioterapista, Ruggero Carotti è l'accompagnatore dirigente. Dicevamo 22esimo turno, 4 al termine, la formazione, i due arbitri li abbiamo già detti, al segnapunti il tavolo della giuria, pallone a due schierato, battuto dal secondo arbitro Tommaso Rinaldi di Livorno che coadiuva Costa Raffaela di Livorno. Si riparte, dicevamo diametralmente opposte le motivazioni, parte bene la formazione ospite con questa imprecisione. È Kirlis che va sulla corsia sinistra, Tommaso, il nostro grande Matteo Cutini, si libera con la finta e con il sinistro, carica il suo magico sinistro e la mala, mette dentro Matteo Cutini, il nostro, e vediamo per le terre Matteo Cutini. Vediamo come questo numero 15 Bernardi capitano sia aggressivo ai limiti della... Ottimo questo intervento difensivo di Meacci che ha deviato il cross, l'assist di Kirlis. Kirlis Laurinas si lotta su tutti i palloni, dicevamo diametralmente opposte le motivazioni delle due formazioni, ma dente avvelenato, la formazione di casa battuta nella partita di andata quando era lanciata praticamente nelle alte posizioni della bala, mette dentro in mezzo a due, è il ancora il lungo Meacci che realizza il primo punto per la formazione pistoiese e trova il pareggio. Dicevamo la formazione, ottimo questo passaggio di Raul Giommetti, questa volta deve alzare leggermente la parabola, posizione irregolare di Carlino Provenza, lo ostruisce l'avanzata del numero 55 Buzzo, prontamente redarguito da Rinaldi, è il primo arbitro Costa Raffaela che si accinge a rimettere il pallone sulle mani del capitano Bernardi che lancia, si aiuta con la spallata, seconda spallata non va e va a cercare a ritroso il compagno di squadra, il numero 15, il capitano Bernardi. Claudio Castelli ha indugiato con la doppia mano, non va, rimbalza, poca precisione, commette fallo il numero 33 Passaglia va a cadere sul costato di Carlino Provenzal irregolarmente per il cambio palla. Si riparte, dicevamo doppia la motivazione per centrare la griglia migliore, più efficiente nella fase finale del campionato e poi anche quella particolarmente per cercare la sconfitta roboante cocente dell'andata, merita sicuramente vendetta, chiaramente sportivamente parlando, come sempre chiediamo e cerchiamo di far metabolizzare i nostri ragazzi,
perché all'andata fu vera sconfitta, 89-76, umiliante. Vediamo se saremo in grado, vediamo, è una delizia vedere le acrobazie di questo atleta lituano di Kirlisse, lo zar lituano che con il suo primo tentativo, guardate la precisione balistica, lo dico prima di tirare perché ormai ci abituati, è un 99% di realizzazione, quindi possiamo anticipare il responso in quanto la trasformazione ci sembra per lui una cosa naturalissima. Vediamo come passa sotto le braccia dell'atleta più dotato fisicamente. Va la sua mattonella, il disegno di estra di Claudio Castelli, da quella posizione non tradisce le attese Claudio Castelli. Abbiamo quel disegno bianco, lo sfondo bianco, verde, rosso, giallo, i colori dell'arcobaleno. La mattonella di Claudio Castelli da quella posizione non ha mai tradito la tripla. 7-2, aumenta il vantaggio per la formazione retina, si gira molto bene. Poi da dietro il numero 33, no look per il Bernardi, capitan Bernardi, e va, la mette dentro da 3 questa volta. Grandi da 2, 7-4. Va! Capitano! Ancora una volta da destra e da manca. Vediamo come Claudio Castelli vada a cercare. Commette fallo Raul Giommetti, si scusa, alza il braccio in segno di resa. Vediamo partenza veramente imponente del capitano in pettore Claudio Castelli con 2 triple eccezionali. Il lungo passaglia e va, sbaglia clamorosamente Bernardi. E doppio passo questa volta di Carlino Provenza, ha rallentato il movimento e poi in elevazione ha fallito clamorosamente una facile inserimento nel canestro. Passiglia, i due colossi praticamente sono tempo e passi ravvisati dal primo arbitro Raffaella Costa di Livorno. È presente anche l'osservatore Antonio Massafra di Firenze. Vediamo se non va, fallo su Kirlisse, chiaramente è un uomo che per marcarlo bisogna sicuramente commettere falli. Altri 2 tiri liberi. E questa volta è il primo che... Vediamo di non essere smentiti. Va il secondo con sicurezza esasperante. Kirlisse Si riparte con questa azione di attacco della formazione, possesso della formazione pistoiese. Arriva dalla seconda linea il numero 5, vediamo se è Cervo Manuel. 2 punti con il piede sulla riga del semicerchio. Claudio Castelli, la sua posizione, guarda, Raul Giommetti reverse, deposita Raul Giommetti, un giovane cresciuto del vivaio aretino come del resto tutti qui. Escluso Laurias, la mette dentro questa volta e vediamo la capacità, l'abilità di capitan Castelli, che ha eluso la sorveglianza della difesa e si è portato sotto canestro praticamente con 8 punti Claudio Castelli, veramente eccezionale risultato per
un difensore per uno che è nella difesa esasperata alla potenzialità massima di risultato. Chiesto il primo time out tecnico dal coach ospite Fabio Braccini, che ha richiamato prontamente, ha visto la difficoltà del momento e ha cercato di richiamare per cercare di far metabolizzare schemi e tattica in questa partenza ovviamente degli aretini. Ricordiamo altresì che nell'Under 15 pochi giorni or sono questo magico parquet al Palasport Est di Arezzo, la formazione della paricuota pesciatina è stata battuta, la beffa praticamente subita dagli ospiti pistoiesi, in quanto in vantaggio di ben 15 lunghezze del primo e secondo parziale sono arrivati al termine negli ultimi 5 secondi, hanno dovuto subire un ritorno ovviamente a photo finish, hanno perso l'incontro, un incontro valido per i playoff della categoria. Quindi sicuramente con il dente avvelenato cercheranno di riscattare questa prestazione dei loro. Vediamo Matteo, questa volta non va Matteo, peccato, ha cercato in elevazione di mettere dentro il pallone che poteva dare un vantaggio enorme ai nostri ragazzi. Si va per linee esterne, Meacci, intercettato il pallone da Carlino Provenzal, ottimo tentativo di... Mentre si procede un'altra sostituzione, esce il numero 33, Passaglia. Va il numero 20, Grandi. Secondo arbitro da Grandi, il pallone per Capetelli, lo mette dentro Tealdi, da due punti anche Tealdi. Ottima penetrazione, Matteo continui questa, vediamo, riceve la carezza del numero 9 Tealdi, ma Matteo mette dentro il tiro da due con grande frana addosso, non trattiene l'aggressività Raul Giommetti e frana addosso a Meacci. Ancora in bonus le due formazioni, esce sia Cardino Provenza che Raul Giommetti, entrano in campo Gramaccia, Samuele Gramaccia e Bianchi, Giulio Bianchi, uno proveniente dal vivaio, l'altro, vediamo, è entrato sul cono d'ombra Gramaccia, ma sicuramente ha invaso il cono d'ombra il numero 9 avversario Tealdi. Viene assegnato il fallo di Samuele, giovanissimo atleta, eccellente sia in attacco che in difesa. In attacco la formazione pistoiese con il numero 9 cerca il canestro, arriva in velocità il neo entrato Giulio Bianchi, chiama gli schemi, si allarga, si scambiano il ruolo Dolfi, possesso di palla, lascia ha chiesto troppo ai propri mezzi, Giulio Bianchi dà il possesso alla formazione, arriva Kirlisse contratto da Cervo, Manuel, due fratelli Manuel, vediamo, ottimo Bianchi dà e la mette dentro Kirlisse, questa volta punti pesanti, va in doppia cifra
Kirlis, ma va in doppia cifra, 20 punti, 20 a 10, anche il vantaggio degli aretini. Rimessa, terminato out il pallone, quindi sarà rimessa per la formazione aretina. Abbiamo visto l'eccezionale trasformazione di Kirlis, la classe veramente eccelsa, una precisione balistica mai vista in questa palestra, nelle nostre formazioni. Veramente una scelta più che indovinata, quello che ha fatto vedere questo atleta, veramente invidiabile. E non va, ma vediamo il rimbalzo, è Dolfi la mette dentro da sotto canestro. Dolfi 22, è ancora un fallo ravvisato all'atleta in maglia beige, numero 33, Passaglia. Ancora un intervallo di un minuto per cercare di far elaborare le sue geometrie, i suoi schemi, di Fabio Braccini, coadiuvato da Gian Guido Franchi e da Roberto Monti. 22 a 10, un vantaggio enorme in poco più di 8 minuti di gioco, 8 e 10. Dimostra ampiamente la superiorità tecnica dei nostri ragazzi e ci auguriamo che possa continuare nel proseguo di questo turno, diciamo 22esimo, quando ne mancano 4 al termine. Un finale che vede la nostra formazione al quarto posto in classifica, ma con due formazioni, Folgore, Fucecchio e Carrara, a 28 punti, 2 punti più di noi, noi 26 quarti, con il Prato che è alla nostra portata, che abbiamo, se non ricordo male, battuto a domicilio, abbiamo perso anche in casa, ma possiamo a questo punto, visto tutte le squadre, possiamo tranquillamente giocare con tutte. A dimostrazione della bontà di un quintetto rodato già da tempo, che lo scorso anno ha vinto un campionato grazie anche alle cure del coach Delia. Ottimo scambio, dai e vai dietro a Gramaccia Samuele, lo dedica alla panchina Gramaccia Samuele e sale alto 25 a 10. Stoppata, non è giocato il fermo, sta per perdere il pallone, vediamo, vola alto, vediamo con quanta intensità di gioco è. Bianchi va a cercare, eccolo, arriva Gramaccia, c'ha libero adesso, finta al tiro e poi lo mette e va, ostacolato irregolarmente dal numero 15 Bernardi, capitan Bernardi. 1 minuto e 20 al termine del primo parziale, 25 a 10. Abbiamo già svelato l'andamento di questo incontro, le credenziali aretine. I nostri ragazzi devono assolutamente conquistare punti pesanti, trovare un punto, una posizione in questa griglia playoff. Efficace per cercare di... non va il secondo Gramaccio e va Dolfi granitico, 29 a 10. Disfatta per la formazione ospite, non c'è un briciolo di... non va, tentativo, cerca un compagno che si perde nell'immensità della difesa avversaria, non va, rimbalzo, ancora Samuele preso per un braccio, c'è il ritorno di... ancora un fallo ravvisato dal primo arbitro, signora Raffaella Costa, che manda Kirlis alla lunetta, 3 su 4 suoi precedenti tentativi di realizzazione. Vediamo se saprà mantenere la media.
va con perfetta sincronia dei polsi, il giro, vediamo il giro del pallone come esce dalle sue mani. 2-2 Kyrgios, 5-6 totale, 31-10, un vantaggio enorme dopo solo 10 minuti di gioco. Va fino in fondo il numero 55, ma è stato l'arbitro a giudicare regolare questo intervento di Bianchi Giulio. Non ci sta questa decisione, ma tant'è, deve assolutamente portocollo accettare. Irremovibili gli arbitri in questa disciplina sportiva, come del resto in tutte le discipline sportive, precedere dall'intento primario. Va alla lunetta Buzzo, di Buzzo buono, ma non è buono il tiro. Va 1-2. Si parte da Giulio Bianchi, 29 secondi. Si dispone la difesa a zona, quella del Pescia. Claudio ha chiesto troppo ai propri mezzi, Claudio Castelli per un'inerzia, ma il pallone non è scivolato nella retina. È in attacco, possesso per la formazione a 10 secondi al termine. La mette dentro. Questa è da applausi, questa realizzazione del numero 9, Tealdi. 31-14. 31-14, il punteggio è più che esaustivo del rendimento delle due squadre. Noi ci sentiamo nel secondo parziale. Tutto pronto qui al Palasport Extra Mario D'Agata in questo secondo parziale. 31-14 è il risultato del primo, con veramente in crescendo imponente la nostra formazione. Vediamo, va per le terre su assalto del numero 55 Buzzo, manda giù Biagini, va a scusarsi prontamente Buzzo, manda rimessa dal fondo, si era posizionato Bianchi. Lunga distanza, magico Samuele Gramaccia, da applausi incondizionati. Gramaccia, la seconda tripla di questo atleta giovanissimo che ha rifiutato categorie superiori. Proscenni più importanti, strappa il pallone Matteo il ciclone, Matteo Cutini veramente, ma va! Capitan Castelli in doppia cifra, strappa gli applausi al pubblico aretino. 36-14, una impennata eccezionale, 36-14, vediamo di spalle, passi, questa volta passi ravvisati dal primo arbitro Raffaella Costa. Accelerazione improvvisa, 36 punti. Possesso per la formazione, finta e poi va fino in fondo. Ottimo servizio! I due valdarnesi, Dolfi e Bianchi, chiudono 38-14 questo possesso con questo eccellente scambio in velocità. Va in attacco, passaglia, non trova aperture, sotto mano al numero 55 Buzzo, si fa nella circostanza l'inconveniente a Matteo Cutini. Vediamo, è stato lo scontro con l'avversario, scontro forse di gioco, ci è sembrato nel polso o nel... Va prontamente, si rialza prontamente Matteo, sarebbe veramente una... Un attacco la formazione pistoiese, mezza due, esce, la mette dentro, realizzazione e
realizzazione e tiro aggiuntivo per Meacci, è stato ostacolato irregolarmente, quindi ha diritto a questa aggiunta, ma Matteo Cutini punta l'avversario, lo supera in elevazione e la mette dentro Matteo Cutini. Ancora tentativo, tap-in, la mette dentro con la respinta sul tiro e Buzzo. Vediamo in mezzo a due, Claudio Castelli dietro ancora. Va in velocità questa volta, è stato anticipato Dolfi, Lorenzo Dolfi. Lorenzo Dolfi veramente un indovinatissimo innesto in questa formazione, unitamente va sotto canestro, si libera di due avversari, Meacci, 40-21, Matteo Cutini in mezzo a tre, la mette dentro ancora, monumentale Matteo, il ciclone, Aretino Docche, amaranto nel sangue, amaranto nella mente, un elemento che veramente ha rifiutato categorie superiori anche lui, come tutti i ragazzi aretini, pur di rimanere in questa magica terra. E vediamo, insistono e va, si infortuna nella circostanza Buzzo, ma vediamo sfondamento, vediamo sfondamento di Samuele Gramaccia, comunque ci può stare qualche fallo di troppo di Samuele Gramaccia, ha realizzato qualcosa come due canestri da tre, quindi si può sopportare un errore di aggressività di sfondamento. 7 suoi punti, quindi ha portato in cascina il pieno necessario per cercare di superare questo ostacolo. 42-21, vediamo il lungo numero 33, Passaglia si gira molto bene, velocissimo nella alza la parabola, ma non trova la realizzazione. Matteo a rimbalzo, supera metà campo, transizione, va sulla destra Dolfi, Lorenzo non va, ancora imprecisione di Lorenzo, ma già ha realizzato 7 punti anche lui, quindi ed ha nelle mani di Bianchi, e vediamo fallo di Meacci sulla corrente su Bianchi, proiettato a canestro, l'intervento irregolare del numero 66, Meacci assegna la rimessa ai nostri ragazzi. 5:48 al termine di questo secondo parziale, 42-21. Ormai sembra segnato il risultato finale. Bisognerà vedere la composizione di questo vantaggio. Va Bianchi Giulio, muove la tabellina, toglie lo zero dal il secondo, non va. La rimessa in gioco per i nostri ragazzi, per l'antisportivo realizzato da Meacci nei confronti del nostro Giulio Bianchi. Kirlis tocca Vannini, grande, intelligente questo giovane che ha mandato sui piedi dell'avversario il pallone per rimetterlo in gioco, per avere il vantaggio della rimessa. Vediamo, predispone sotto mano per Matteo Cutini, prova
Carlino Provenza è rientrato, Kirlis dalla lunga distanza, stavolta trova, non trova la realizzazione Kirlis, ma ci ha abituati a certe realizzazioni da tre, per cui vale la pena provare. In mezzo a due, stoppato ancora una volta, vanno meglio Carlino Provenza, Corral Giommetti, Gioventù Amaranto. Ecco l'altro elemento importante e indispensabile per il nostro. Vediamo. Ancora una irregolarità commessa ai nostri colori, ai nostri ragazzi. Un roster in campo tutto amaranto con lo zar lituano. Out, questo è il numero 20, chiede il... Non lo può fare, non lo può fare, numero 20, la reazione deve essere istintiva, non è ragionata, ma in questo sport ci possono essere le conseguenze. Ottimo questo scambio, aumenta la gittata Carlino Provenzal, Matteo grandioso, elevazione stupenda, Matteo Cutini va in doppia cifra, 10 punti già realizzati dopo 14 minuti di gioco. Si va in attacco per la formazione ospite del Audace Pescia, che ci ha umiliati nella partita di andata. Questa volta ha commesso un fallo sanzionato dal direttore primo arbitro Raffaella Costa e va a consegnare la rimessa in gioco a Bernardi, a Capitan Bernardi, che cede il pallone. Ottimo questo servizio a rimbalzo in due sul pallone, e questa volta sono due tiri liberi avvisati dal primo arbitro. Dal primo arbitro Rinaldi Tommaso sul numero 55 Buzzo, tre i suoi punti, numero 66 scusate Meacci, e va il primo. Meacci, top score della propria formazione con 12 punti. E quindi realizza 45-23. Vediamo, Bianchi, possesso, transizione, supera la metà campo, va a Dolfi Lorenzo, gestisce Biagi, blocco in attacco di Raul Giommetti, no look per... La mette dentro Dolfi Lorenzo! Da 3, 49, anche Dolfi in doppia cifra, 10 punti realizzati, 48-23. Vediamo Meacci da dietro per la corrente, Cappellini a Tealdi. Matteo ha insistito troppo sull'avversario. Matteo addolorato praticamente, Mesto cerca il consigli di coach Omar Serravalli, lo richiama prontamente per cercare di consolarlo per un fallo dettato più dalla reattività che non dal va il primo dall'intenzionalità. 48-24, raddoppio. Secondo tentativo, scarica la sua rabbia adrenalinica, no, Tealdi, 2-2, si riparte, 3-41 al termine, si dispera Matteo Cutini, deve stare calmo il nostro grande Matteo, il nostro grande ciclone, 10 punti realizzati, lui deve giocare per scaricare veramente la sua rabbia interiore sul pallone.
scarica sulla canestro. Kirlis Laurinas, 10 anche per lui. 50-25, si va al raddoppio. Con naturalezza, con spontaneità, Laurinas sfugge il pallone a Bianchi. Giulio va al Lorenzo Dotti. Linea di demarcazione calpestata da Dolfi. Si dispera, ma c'era anche Omar Serravalli che addiviene a questa decisione arbitrale del secondo Tommasi Rinaldo. Palleggio e poi passaggio per Meacci, che trova Laurinas dotato di una elevazione stupenda, non, anche se non eccessivamente alto, ma di una precisione veramente millimetrica. Ottimo questo bel a rimbalzo, ancora Laurinas, palleggio alto, finta e poi dà lo smarcatissimo, arriva in velocità, ottimo, oh, peccato la difesa, reverse Raul Giommetti, un'azione in velocità stupenda, meritava sicuramente la realizzazione, come è avvenuta al secondo rimbalzo. Raul Giommetti a parare un colpo eccezionale, transizione, ancora finta stratosferica, no look eccezionale per Dolfi, peccato, doveva concludere in maniera veramente eccellente. Comunque grandi lezioni di gioco, veramente una cosa, forse una delle migliori partite, bisogna vedere dove arriva l'abilità della nostra formazione, dove la capacità di difensiva degli avversari e l'abilità, le capacità tecniche, quindi i confronti si fanno relativamente male. Troppo forte dimostra, è stato contratto irregolarmente Laurinas. Kirlis Lozare va alla lunetta, escono Colti e Raul Giommetti tra gli applausi del pubblico. Arrivano i due giovani, vediamo nella mischia Michi Lorenzo, il capitano nella lista, mentre il capitano in pettore è il nostro Claudio Castelli, da più di 20 anni in questo magico. Non va, il secondo tentativo sbagliato, sì. Si dispera Kirlis, ma si dispera uno che ha già fatto 10 reti. 10 realizzazioni, 10 punti, 6 dei quali, ottimo, con le ultime falangi, il numero 20, Calzini Stefano, una famiglia di atleti di questa disciplina sportiva. Finte, chiede la distribuzione, la sistemazione, cerca dalla lunga distanza, non è possibile, vediamo applausi incondizionati del pubblico aretino. Kirlis, sono cose spettacolari per gli innamorati di questa disciplina sportiva. Azioni, cerca anche il numero 9 degli avversari, merita Tealdi, merita sicuramente gli applausi, ma 56-28, chiaramente la differenza sostanziale corposa. Quando mancano 30 secondi al termine di questo primo tempo di questo turno, che dovrà sentenziare, e sulla sirena, la sirena dei 24 secondi, Kirlis, ed ora sono 3 le triple di Kirlis, veramente una volalto, Kirlis tenta l'impossibile,
che non trova, l'impossibile che non c'è. Ci siamo noi, 59 a 28, ha raddoppiato il vantaggio, più qualcosina la formazione di casa che si sta veramente facendo divertire il pubblico aretino, ma penso che si sia impegnata allo spasio per cercare di realizzare punti importanti per la classifica generale, che dovrà determinare in questi ultimi quattro turni la posizione della griglia playoff. Il babbo del nostro grande numero 8, Matteo Cutini, il dottor Andrea Cutini, genitore veramente importante per questa disciplina sportiva, che vede le gesta della nostra squadra veramente imponente in questa partita e deve togliersi la soddisfazione di la sconfitta di 20 punti dell'andata, di vendicare l'onta subita a Pescia. Allora, una bella partita e ci si aspetta una bella prestazione finale della nostra formazione, dottore. Sì, ci aspettiamo di proseguire su questa lunghezza d'onda di questi primi due quarti, che sono andati molto bene. Lo dimostra il punteggio, l'ampio vantaggio, ma soprattutto lo dimostra anche i sprazzi di gran bel gioco che siamo riusciti a realizzare. Che è riuscita a realizzare la squadra nel suo complesso, mandando molti giocatori a punteggi anche significativi. Speriamo anche, siamo sulla buona strada, di recuperare anche la sconfitta dell'andata, che tra l'altro era anche in una fase dove poi, in una striscia negativa, e ecco, vogliamo invece proseguire in una striscia positiva, che è quella che è ripresa col 2019, per arrivare al meglio in fine alla stagione regolare. Tutto pronto qui al Palasport Estra Mario D'Agata di Arezzo, le due squadre sono rientrate per il secondo tempo lungo, 59 a 28 il vantaggio della formazione aretina, quindi come ha detto il nostro grande dottore Andrea Cutini, padre di Matteo, il ciclone aretino. Auguriamoci che i nostri ragazzi possano proseguire con questa intensità. Sono sulla difensiva, possesso per la formazione di casa, Claudio Castelli, ed ora vediamo la formazione tutta aretina. Eccezion fatta di Kirlis, Laurinas Kirlis, 61-28, un'esagerazione, ma giustamente la motivazione è enorme dei nostri ragazzi, in quanto all'andata fu sconfitta platealmente in maniera eclatante, 89-76, in un momento topico della nostra presenza in questo campionato di Serie C. Ha fermato praticamente una lunga scia positiva e quindi passi ravvisati dalla signora Costa Raffaella, che viene coadiuvata da Rinaldi Tommaso di Livorno, l'osservatore Antonio Masastra di Firenze, con al tavolo della giuria al segnapunti Francesco Calzini, cronomen Vera Baracchi, 24 secondi Borgia Pietro Luigi, in attacco possesso per i nostri ragazzi, Kirlis vola alto, supera in velocità tre atleti, Kirlis, e poi la mette dentro. In attacco non va, rimbalzo, va Giommetti e poi recupera, perde la sfera Giommetti, si avventa Carlino Provenzal, slalom, cercala e va, e ha preso con la schiena il giocatore, il numero 66 Meacci, è il top score della formazione ospite con 13 punti. Vediamo la percentuale di... va! Grandiosa elevazione di Matteo Cutini, esaltante. 12 punti realizzati, 10 doppi, 17 più 2 ora. Kirlis, Gramaccia 7, Bianchi. Giulio ferma il pallone, Kirlis va, sfugge a... con il contagiri Carlino Provenz.
Sala ha cercato di servire Matteo Cutini che si diletta con il calcio con il piede, non soltanto con le mani ma è abile anche con il piede il nostro grande Matteo. Castelli 12 punti, Giommetti 4 punti per un totale di 59 a 28, la percentuale di realizzazione vediamo per la nostra formazione 21 su 39 mentre per gli avversari 18 su 32, quindi praticamente deficitaria. Cerca dalla lunga distanza, non va, rimbalza, ma meglio sotto canestro il numero 15, ha sbagliato platealmente Bernardi capitano e poi c'è di dietro, va la spallata per il numero 9 ostacolato ai limiti della regolarità e Tealdi è stato irregolarmente, no, grande gioco di braccia di Carlino Provenzal, grande tecnica personale, Matteo grandioso passaggio, va, era questa volta Claudio Castelli. La difesa di Carlino Provenza costringe a ritornare dietro, non va a rimbalzo, va a volo elastico del numero 66. 66 Meacci commette fallo nei suoi confronti Claudio Castelli, un fallo tattico che ci può stare, 65-28. Cambio. Tutto il roster aretino è stato inserito, abbiamo visto Vannini, abbiamo visto Bichi Lorenzo e ancora una volta termina, va, questa volta è Raul Giommetti, ottimo servizio, Matteo! Matteo, grande prestazione di questo atleta. Il terminale offensivo e va Buzzo sotto canestro, no, Giommetti aggira l'intero comparto difensivo, Giommetti ha commesso fallo. Non sappiamo se il numero 5 Dolfi, tant'è, perde possesso la formazione aretina, restituisce al numero 55 Buzzo il pallone che non tiene dentro, non tiene dentro, si dispera chiaramente, qualcosa che non va. Cervo Manuel, uno fratello di Cervo ed un panchina, ma è sicuramente la prestazione di Passaglia che non è stata adeguata, ci sembra forse non eccessivamente in ottime condizioni, e in ottime condizioni fisico tattiche il nostro grande Matteo Cutini, ancora una volta 16 punti realizzati, top score Kirlis con 19, vediamo Carlino Provenzal frana nel parquet, nel contrasto con il numero 15. Ma è Tealdi che si porta, esce Kirlis e chiaramente non può che non esserci l'applauso veramente incondizionato per questo atleta che ha fatto vedere veramente una tecnica particolare, va dentro il primo tentativo. Tealdi, va anche il secondo. Carlino Provenzal va avanti per Dolfi, Lorenzo Dolfi, Matteo Cutini sotto mano, Raul Giommetti si gira molto bene e poi cede, fa girare il pallone Carlino Provenzal, doppia mano, va! Dolfi commette fallo il numero 12, in bonus la formazione pistoiese manda la rimessa in gioco gli aretini.
Dolci, Matteo, Carlino Provenza, Matteo libera molto bene, Raul Giombetti finta il passaggio, cerca la bomba Matteo, non è possibile, non è possibile, non è il suo tiro, ma ha tentato, ha fatto bene, perché 4.52 al termine di questo periodo, va, si gira molto bene, poi il Dame cerca di metterla dentro, ostacolato al limite della regolarità, si alza prontamente Buzzo e va Carlino Provenza, carica il mancino, il suo braccio migliore, e va il primo punto di questo atleta che ci ha dato tante soddisfazioni nel passato nelle giovanili aretine, portandola a successi veramente insperati con la sua grande classe, la sua grande capacità realizzativa. Vediamo, Matteo Cutini trova, è inutile che si disperi il numero 5 Cervo quando l'avversario ha preso una bella capata sul, in faccia. Vediamo, non ci garba il comportamento di questo Cervo Manuele. Comunque preso dal gioco chiaramente, perdere 73-32, 41 punti di divario, è un'esagerazione. Comunque ottimo Carlino Provenza, porta a spasso il primo, poi fa vedere il pallone poi da Matteo Cutini, grande classe, grande. Vediamo il numero 5, cerca Carlino Provenza, ancora Carlino Provenzal, Carlino Provenzal è diventato un diesel, praticamente si scalda dopo due parziali, viene fuori alla distanza, va, taglia tutto il campo e poi arriva fino a fondo, va dentro e commette fallo, vediamo il numero 12, ci sembra, sì, il numero 12 commette fallo e manda a canestro Dolpi, Lorenzo Dolpi. Va Matteo Cutini, fa riposare Cocce per far girare tutto il roster, manda in campo Samuele con il numero 20 Calzini, Stefano Calzini, la famiglia, va dentro Dolpi con il tiro aggiuntivo, 78-32, finta il numero 5, seguito come un'ombra, cerca Bernardi, capitan Bernardi, di metterla a canestro, il pallone che per essere ostacolato irregolarmente viene mandata la lunetta per la trasformazione. Alza la parabola capitan Bernardi, due i suoi punti, entrambi da, e il terzo da tiro libero, il secondo da tiro libero, quindi sono i primi punti che ha realizzato il capitano mentre esce in questo istante Kirlis, applaudito da pubblico aretino, porta a spasso Bianchi, avversario Samuele, Gramaccia, Calzini Stefano, scusate, Gramaccia, lunga distanza, va dentro Gramaccia, la terza tripla e un tiro libero, portano a 7 più 3 a 10. È errore di Vannini, errori, ingenuità da retro, ha commesso fallo Vannini, riceve istruzioni da coach Omar Seravaldi che ha dato spazio a tutta la panchina, primo tentativo di Cervo Manuel, secondo tentativo 2 su 2, 4 i suoi punti in totale, ripiegano a difendere i giocatori pistoiesi, ottimo servizio per Calzini, Calzini da Vannini, Vannino finta il tiro, Lorenzo Dolpi e poi sotto mano cercato Bianchi, non è intervenuto, ha
aggancia con le sue falangi il numero, il cervo. Stop di Samuel Gramaccia in elevazione sul portatore di palla Passaglia. Tealdi, che è stato irregolarmente contratto da Samuele, va il primo di Berna, del numero 5 Cervo. Manuel, non va il secondo. È in attacco la formazione di casa, va, cerca Lorenzo Dolfi, in mezzo a due, non va, va ancora, realizza Calzini, fa valere la sua altezza, finta il tiro, non va a rimbalzo, la meglio, ottimo, ottimo, Vannini ha cercato di eludere la sorveglianza del difensore centrale per appoggiarlo sulla corsia di sinistra, è in attacco, grandi palleggio. Palleggio alto, a zona la difesa aretina, va a cercare il Bernardi, capitan Bernardi, sotto mano per Passigli, e il numero 33 commette fallo Calzini Stefano su Passaglia e lo manda alla lunetta per la trasformazione, 81-37. Rientra in campo Raul Giommetti. Non va. Uno su due. Passaglia toglie lo zero dalla sua tabellina. 81-38, Bianchi sopra la metà campo, transizione, gladiatorio il comportamento di Bianchi, vediamo, gli dà il numero 5 avversario Cervo, Manuel che lo segue come un'ombra, non gli dà spazio, lo costringe a tentare prontamente. Millimetrico il passaggio di Giulio Bianchi, finta il tiro e poi cerca la tripla che non arriva. 1:08 al termine di questo terzo periodo, 81-38. Ormai non c'è speranza per la formazione ospite dell'Audace Pescia di poter. Non va a rimbalzo, Raul Giommetti fa salire Dolfi, Lorenzo Dolfi. Arresto e tiro corto, Raul Giommetti recupera il pallone, Raul Giommetti, vediamo, 8 punti, deve sicuramente superare 10 come ha sempre fatto. Vuole la sua zampata, cerca la zampata da 3, non ce la fa, è Giulio Bianchi questa volta che si porta a 40 con questa realizzazione e la formazione del Pescia. Spalle rivolta a canestro, si gira, ha commesso fallo su di lui e quindi rimessa dal fondo per Lorenzo Dolfi. Gramaccia, Lorenzo Dolfi a rimbalzo, ma è sulla sirena del 24 dei due del terzo periodo che scocca in questo istante e manda entrambe le formazioni in panchina per 2 minuti di riposo. 83-40 il risultato, ormai la vittoria è assicurata, vediamo di quanto, per cercare, sono punti pesanti questi, per cercare la griglia di partenza più favorevole.
molto pronto qui questo ultimo periodo, 83-40 in attacco, e la formazione commette fallo, scivola nel parquet. Mentre vi comunichiamo il punteggio di realizzazione dei nostri ragazzi: Dolfi con 13 punti, 16 Cutini, 21 Kirlis, 10 Gramaccia, 1 Bianchi Giulio, 10 Castelli, 8 Giommetti, 4 Provenza. 83-40 il risultato, con una percentuale veramente eccellente, 37 su 58 per i nostri ragazzi, mentre quella degli avversari 12 su 46 è relativamente bassa. Si riparte con un punteggio abbastanza alto, difficile ormai scardinare la vittoria ai nostri ragazzi. Vediamo, la mette dentro Bernardini, capitano Bernardini, che è l'ultimo a desistere da questa competizione. Kirlis finta il tiro e poi cerca il compagno, dà al giovanissimo Bichi Lorenzo. Lorenzo c'ha veramente la mano da tre. Lorenzo Dotti ha messo il direzionale, praticamente la precisione balistica del suo tiro, non eccessivamente parabola alta ma orizzontale, a dimostrazione che diminuisce la visuale del canestro, quindi ci vuole anche potenza oltre precisione. Vediamo in anticipo Gramaccia, supera la metà campo, va e poi cede, eccessivamente generoso, ha dato a Raul Giommetti il pallone toccato da Lorenzo, il pallone che sarà rimesso dalla formazione ospite. 86-42, Gramaccia lascia il posto a Cutini per cercare di fare, vediamo, indici statistici elevatissimi per i nostri ragazzi. Castelli con 12 punti, 8 Giommetti, 4 Provenza, 10 Gramaccia, 21 Kirlis, 16 Cutini e 16 Dolfi. Cerca il compagno Buzzo, che non arriva. Matteo Cutini, Raul, scusate, a Matteo Cutini, Kirlis. Ancora Raul Giommetti e abbassano il ritmo di gioco, chiaramente. Ma va! Claudio Castelli, 15 punti, veramente un gladiatore, un eccezionale atleta che, nonostante la sua non più giovane età, mette e si è liberata. Questa volta Kirlis è stato un po' lento, ma recupera prontamente, ha visto, e poi in velocità commette fallo su di lui Buzzo, l'uomo dello spogliatoio. Claudio Castelli, che tiene amalgamato il gruppo, non soltanto in campo, eccezionale difensore, va sull'uomo, sempre sull'uomo più pericoloso, è il suo, a dimostrazione di una saggia conduzione del proprio fisico in atletica ed in fisicità. Ma ultimamente e avrebbe del miracoloso da oltre 10 metri di distanza questo tiro forzato. Ed ora si fa lungo questo servizio di Buzzo, che non trova alcun atleta. Vediamo il numero 11 Bichi Lorenzo, che dà blocco d'attacco di pick and roll di Kirlis. Matteo Cutini
va da Lorenzo, non va a Lorenzo Bichi. In avanti nel possesso per la formazione velletario questo tiro dalla lunga distanza di Bernardi. Ottimo, carica numero 55 che chiede Buzzo, chiede e vediamo applausi per Bichi Lorenzo che ha fatto anche lui la sua apparizione. Tutta la panchina è stata schierata da coach Omar Serravalli. Giulio Bianchi lo protegge con la sua mole, Raul Giommetti. Claudio Castelli da 2, Castelli da 2, 15 suoi punti. Comincia a diventare una top score importante anche Claudio Castelli. Vediamo, 5-24 al termine, si alzano tutta la panchina per applaudire il capitano. La prestazione maiuscola sotto l'aspetto tecnico, tattico, ma anche sotto quello realizzativo. 15 punti chiaramente non è che si fanno tutti i giorni, non va questo tiro di Bernardi. Dolfi va a cercare Matteo Cutini, Matteo allarga sulla corsia di sinistra, vediamo come viene francobollato il Kirlis dal numero 15 Bernardi, capitano Bernardi va sulle orme di Kirlis, sputato, ottimo questo, ancora Bianchi va a cercare Kirlis, lo trova subito, vediamo come il punto di riferimento sia Kirlis, finta e continua. Vediamo, l'aveva messa dentro Kirlis, ma è stato fischiato l'intervento, quindi l'intervento scorretto del numero 55 Buzzo. '92-43. Velletario questo tiro di Giulio Bianchi, ma a questo punto veramente ci sta tutto, possono anche tirare forzatamente nella volta di Michelotti che toglie lo zero dalla sua casellina, si va per linee orizzontali, Kirlis palleggio alto e poi cede a Fascetto, Matteo Fascetto, Rao Giommetti in mezzo a due. Bianchi e va Raul Giommetti, perde il pallone il secondo arbitro Rinaldi Tommaso assegna la rimessa ai nostri ragazzi. Si riparte, Fascetto da Matteo Cutini, Giulio Bianchi si va per la caricamento esplosivo, va, neanche guarda la realizzazione, Kirlis Laurinas, '25 realizzazioni. Capitan Bernardi, '95-47. Vai Kirlis, non deve assolutamente esasperare gli animi, è un errore, ma vediamo con quanta, e ancora due punti per Buzzo. Per Meacci che va ancora, ah,
Ed ora cercano il 100, cercano il 100. E Matteo Cutini. Peccato. A 2.39 dal termine. Matteo Cutini sulle mani. L'opportunità. Cerca il 100. Non lo fa. È il pubblico che chiama il punto 100. E mentre chiamano il 100 arriva il 51 per gli avversari per mano del suo 66 Miacci. Tocca duro. Due minuti al 2.4 al termine. Vediamo che avrà l'opportunità, esce Matteo Cutini e Rao Giommetti, gli subentrano i giovanissimi Calzini. Quindi esce anche il numero 15, Fascetto, torna in campo Vannini. Va in attacco Bianchi Giulio, cerca. È lui! Samuele Gramaccia, 151. E commette fallo Calzini Stefano, errori di gioventù, 18 anni, vediamo la panna grafica dei nostri ragazzi. Vannini 2002, Gramaccia 1999, Bichi Lorenzo 2000, quindi poco più, non va a rimbalzo, alla meglio la formazione di casa. Quindi Gramaccia, Fascetto 2001, poco più che diciottenne. 2001 Calzini Stefano, quindi veramente ha chiesto troppo ai propri mezzi. Questo lancio lunghissimo di Kirlis, blocco in attacco di Calzini, manda praticamente Bianchi Giulio. Esce Kirlis, applauso incondizionato, 25 suoi punti. Arresto e tiro, tocca il ferro e lascia acerbo Manuel, l'opportunità. Commesso fallo, ancora in bonus le due formazioni, quattro falli ciascuna, sarà rimessa dal laterale per il capitano Bernardi. Bernardi per Meacci, trova, non ci arriva, fortunatissimo Michelotti, 152, il pubblico chiama over 100, va su Calzini, dai vai, aggirante e avvolgente. Questa azione, vediamo, blocco in attacco di Calzini, lascia Vannini l'opportunità di pensavamo sulla sirena dei 24 secondi termina questa azione di attacco a retina, 45 al termine, ormai è sconfitta, vittoria netta, più del previsto il risultato. Una formazione che ha sicuramente ribaltato il risultato dell'andata. 32 secondi al termine, 100 a 52, 48 punti di vantaggio dei nostri ragazzi,
hanno ristabilito la parità, la cosciente sconfitta all'andata. E nel tentativo di rimandare il pallone, punta direttamente, vediamo, termina out. Va a terra Giulio Bianchi, si rialza prontamente con l'ausilio di Calzini. Va in attacco Vannini, Vannini da dietro a Giulio Bianchi. Giulio e va 100-52, veramente eccezionale prestazione dei nostri ragazzi che si riconciliano con il pubblico, si riconciliano con la classifica per aver ristabilito le distanze con il Pesce. Chiaramente abbiamo perso di 20 lunghezze all'andata e abbiamo recuperate 32, per cui grazie al risultato possiamo, a seconda dei risultati delle due squadre che ci precedono, possiamo arrivare anche secondi in classifica generale al termine della giornata. Infatti c'è il Folgore Fucecchio e la Carrara a 28 punti e noi a 26. Auguriamoci di poter salire ulteriormente la nostra posizione in classifica generale. Noi ci salutiamo ricordandovi il risultato con il quale 100-52 ha vinto in maniera a braccia basse la formazione di casa. Ma prima di cedere la linea alla regia, sentiremo dalla viva voce dei diretti protagonisti sensazione e commenti a caldo. A tra poco. Allora, capitano in pectore, il nostro Claudio Castelli, una prestazione magnifica, magica, percentuali altissime da quasi da sfiorare quelle di Kirlis, insormontabile. Claudio, sì, una bella prestazione. Vai, più o meno, dai, vicino. Sì, no, è stata una bella partita, soprattutto a livello mentale. Siamo entrati in campo subito, abbiamo dato subito il 100% e poi piano piano si è visto durante la partita che comunque, se l'approccio è questo, sicuramente avremo un po' meno difficoltà durante il cammino fino all'ultima giornata di campionato e durante i playoff, quindi sicuramente quello è una cosa positiva. Poi chiaramente abbiamo avuto le percentuali alte tutta la squadra, comunque se non sbaglio credo ce ne sia forse nessuno che abbia sbagliato tanto sia da fuori che da sotto, si è fatto girare il pallone, sicuramente è andato tutto bene stasera, forse anche troppo bene. Quindi sicuramente bisogna continuare a lavorare e l'importante è entrare bene in campo, ecco, con la giusta mentalità. Sono risultati che fanno bene praticamente alla squadra per cercare di trovare la forma migliore per raggiungere la griglia dei play-off in maniera egregia. Sì, no, fanno morale perché comunque sia ti danno serenità a livello mentale, poi fanno morale perché comunque ora anche per le altre squadre che sono, diciamo, concorrenti in classifica con noi cominciano ad esserci un po' di scontri diretti, quindi sicuramente vincere non è sempre facile, nel senso non è che se giochi con l'ultima o la penultima o la terzultima vinci sempre, ecco, di 50 punti, perché comunque anche loro lottano comunque per salvarsi, quindi non è mai facile, quindi da doppio morale sia vincere che vincere anche bene, ecco, quello sì. Oggi pochi canestri ma tanto gioco di Giulio Bianchi, non soltanto nella costruzione del gioco ma anche in difesa. Allora Giulio, che squadra hai visto, te che partita hai visto? Beh, siamo stati bravi fin dall'inizio. Entrare con la mentalità giusta è fondamentale, soprattutto ora che il campionato sta finendo, è segno che ci stiamo preparando bene per il post regular season. E siamo stati bravi soprattutto nella seconda parte della partita, negli ultimi due quarti, a mantenere il ritmo sempre molto alto anche con l'ingresso degli under, e questo è stato bravo anche Omar a farci stare sempre sul pezzo nonostante il divario al tabellone. In definitiva, troppo forti noi o troppo deboli loro? Nessuna delle due secondo me, perché noi ci volevamo riscattare del risultato dell'andata che avevamo perso male e difendendo molto male, quindi questo è stato la prima cosa. Inoltre veniamo da un percorso, una vittoria fuori casa, stiamo facendo bene e volevamo dare continuità, quindi secondo me noi dobbiamo pensare a noi stessi. Pesce è una squadra comunque lotta per la salvezza e oggi purtroppo è andata così per loro, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Omar Serravalli, sorridente, chiaramente troppo forti noi o troppo deboli loro?
Ma sai, senti, la verità è sempre in mezzo. Oggi stasera abbiamo fatto la partita perfetta, non ho guardato le percentuali, ma indubbiamente abbiamo avuto delle ottime percentuali, avevamo una gran voglia di riscatto dopo la batosta presa all'andata e niente da dire, non c'è assolutamente niente da dire, siamo tutti stracontenti. Contenti non soltanto per il risultato, ma anche per il roster che è stato tutto inserito in questa partita, è un inserimento che dà morale ai giovani e gli inizia praticamente a frequentare, a sentire l'odore del parquet. Ma sì, i giovani, ti avevo già detto, fanno parte della squadra, fanno parte e niente, la miglior medicina per provare a fare qualcosa è giocare durante le partite e stasera indubbiamente hanno messo piede in campo, qualche minuto prezioso e niente, spero se lo portino nel bagaglio e che facciano tesoro dei minuti che hanno speso sul parquet. Raggiante e sorridente il presidente Mauro Castelli, non soltanto del risultato ma veramente dell'intesa che abbiamo visto, del gioco che abbiamo visto stasera e dell'integrazione dei ragazzi, dei giovani in questo contesto che chiaramente comincia a preoccupare le altre squadre. Mauro, allora abbiamo raggiunto una bella intesa e ha detto il coach che non siamo al totale del rendimento, ma siamo a un bel margine di miglioramenti. Come sarà il finale di questo campionato e quantomeno l'inizio del playoff? Bah, senti, come sarà non lo posso sapere. Stasera abbiamo visto una bella partita, una bellissima prestazione di squadra dei nostri ragazzi, però dobbiamo anche dire che ovviamente è stato, diciamo, un po' più facile del normale, perché questa è una squadra che ti consente di tirare libero, quindi ovviamente tirare liberi significa avere una percentuale al tiro molto più alta. Quindi, come dire, cioè, è chiaro che bisogna vedere poi nel corso dei playoff e nel corso delle altre partite come sarà, quindi non sempre sarà così, però la cosa bella è che abbiamo visto delle bellissime giocate, diciamo dei schemi molto particolari e questo la fa ben sperare, insomma, quindi c'è stata una crescita anche di squadra, quindi dobbiamo ancora crescere per poter affrontare poi l'ultima parte del campionato con questa convinzione. Auguriamoci allora che i nostri ragazzi possano ritrovare quella concentrazione non soltanto in campo ma anche negli spogliatoi, l'unione che è la cosa più importante quando c'è la serenità, la tranquillità nella squadra, chiaramente c'è tutto, giocare tutti per la squadra per lo stesso obiettivo. Auguriamoci che quest'anno i playoff siano di gran lunga migliori dello scorso anno, in quanto lo scorso anno arrivati prima in campionato che poi abbiamo perso con una squadra che l'abbiamo bacchettata 3 volte e guarda caso la nostra rivale di sempre, il Valdarno. Quindi auguriamoci che quest'anno entriamo pian pianino nei playoff e magari la seconda fascia per poi essere l'outsider del torneo, del campionato. Non lo so, vediamo, potrebbe anche essere che entriamo nella prima fascia, quindi ancora è tutto da giocare, ci sono molti scontri diretti fra le dirette avversarie nostre, quindi dobbiamo ancora aspettare 4 partite. Bene, noi le aspetteremo con tanta tranquillità, con tanta serenità, auguriamo al nostro presidente un buon proseguimento di serata, alle nostre formazioni di continuare a vincere, particolarmente nelle giovanili, e al prossimo turno della Amensba di Arezzo, qui in questo magico Palasport Extra.